Io in questo momento mi trovo a giocare in uno dei posti più belli della Serie A, di dove poter giocare a pallacanestro, e sono veramente felice di far parte di questo bellissimo progetto che è la Reyer Venezia. Sono comunque io originario di qui vicino, di Padova, quindi un po' il Veneto è la mia terra d'origine, e quindi per me giocare per la Reyer a Venezia è qualcosa di magico. Ho dimostrato che anche da 1,80 m si può arrivare in alto. Con il coach Andrea Raffaele c'è un bel rapporto, c'è un rapporto veramente speciale, come lo chiama lui, e penso si veda anche in campo. Lui è uno che pretende molto da me, io cerco insomma di essere sempre insomma al meglio, all'altezza di ogni situazione. Questa è una società super organizzata, dove c'è una programmazione vera, una programmazione che non va di mese in mese, ma va di anni in anni, dove ogni scelta fatta è fatta su delle basi, fatta con dei concetti veri, fatta con un percorso da seguire. E infatti in questo momento la Reyer ha dato scuola. I campioni d'Italia vincono la Coppa Italia 2020, quarto titolo in 2 anni e mezzo per gli Oro Granata. De Nicolao spacca in due la partita. Grandissima prova di forza. Sicuramente con il sacrificio, la voglia di fare, l'attitudine, anche persone non dotate troppo fisicamente, come possiamo dire, non troppo alte, non troppo grandi, non troppo grosse, possono farcela. E io questo messaggio cerco sempre di portarlo quando incontro bambini per il mio camp che faccio, che ogni anno è una delle prime cose sempre che dico: ragazzi, io ho lavorato tanto per poter arrivare dove sono, ma ce la si può fare, lavorate, sacrifici, perché la pallacanestro non è solamente per ragazzi alti 2,10 m, ma con il lavoro e la voglia di fare e di divertirsi ce la si può fare. A rimbalzo però c'è il più piccolo di tutti, vale a dire Andrea De Nicolao. Sono arrivato.